Dobbiamo trovare un compromesso. Non ho la soluzione in tasca, ma credo davvero che il nostro sport debba trovare il giusto compromesso. Arnold Schwarzenegger, 7 volte campione di Mister Olympia e considerato il più grande culturista di tutti i tempi, critica apertamente il bodybuilding moderno. Arnold, che ha contribuito più di chiunque altro alla diffusione di questo sport, parla con passione del futuro del bodybuilding e tutti quanti dovremmo dargli ascolto. Ma perché Arnold lancia questo appello? Perché si scaglia contro coloro che sono di fatto i suoi colleghi? Forse il successo gli ha dato alla testa? Forse ha dimenticato le sue origini ed il suo amore per il culturismo? O forse è geloso dei nuovi bodybuilder che ricevono gli applausi un tempo a lui riservati? Sentiamo lui stesso cosa dice. Io credo che il bodybuilding sia ad un bivio. Da un lato, questo sport potrebbe avere un enorme successo e venire apprezzato dal grande pubblico, da tutti. Credo che potrebbe addirittura diventare uno sport olimpico ed arrivare sugli schermi televisivi in ogni casa. Ma dall'altro lato potrebbe anche regredire. Negli anni 70 Arnold Schwarzenegger ha significato moltissimo per il bodybuilding, non tanto perché il suo corpo statuario gli consentì di dominare questo sport per un decennio intero, piuttosto perché in quel decennio lavorò per far accettare il culturismo nella società in generale. Prima di Arnold, un culturista era visto quasi come un fenomeno da baraccone. Il suo aspetto non era accettato e le sue motivazioni non erano comprese. Il culturismo era praticato nei garage o nelle cantine, non c'erano palestre e chi posava seminudo davanti a uno specchio veniva considerato nient'altro che uno svitato. Arnold cambiò tutto questo, mostrando al mondo un'immagine totalmente differente del culturista. Era intelligente, carismatico e spiritoso. Non era solo il suo fisico ad essere fuori dal comune, ma anche la sua personalità. Questo era proprio quello di cui il culturismo aveva bisogno e grazie al film Pumping Iron, il bodybuilding poté emergere dalle cantine e diventare uno sport socialmente accettato, come la corsa o il tennis. Ma oggi l'eredità di Arnold Schwarzenegger pare essere minacciata, perché secondo molti il culturismo sta diventando di nuovo una disciplina sporca e meritevole di tornare nei sotterranei dello sport. La parola culturismo sta assumendo sempre più una connotazione negativa ed è associata all'abuso di steroidi, alle tragiche morti di molti bodybuilder celebri e alle dimensioni animalesche che gli steroidi consentono di raggiungere. È stato addirittura coniato un nuovo termine, la vigoressia, ad indicare l'ossessione per l'aumento abnorme della massa muscolare, raggiunta attraverso diete estreme, esercizi massacranti e ovviamente l'utilizzo di sostanze dopanti, quasi sempre senza supervisione medica. Senza dubbio l'impegno e la dedizione del vigoressico sono in sé lodevoli. Il duro lavoro in palestra e i tanti sacrifici in ogni momento della giornata non vengono cancellati dall'uso di steroidi. Se poi guardiamo i top bodybuilder a livello mondiale, dobbiamo riconoscere che si tratta di atleti davvero fuori dal comune, con una predisposizione genetica eccezionale e che lavorano molto duro per competere ai livelli più alti. Il fatto è che questi atleti al top non sono un esempio ammissibile per una persona comune, che li vede piuttosto come dei mostri, delle montagne di muscoli raccapriccianti, insomma di nuovo dei fenomeni da baraccone, proprio come negli anni 60. Si può dire che la maggior parte delle persone non consideri questi atleti belli o attraenti, non li considera come un esempio a cui ispirarsi, piuttosto il contrario, vengono liquidati come eccessivi o disgustosi e chi non è addetto ai lavori non ne apprezza certo il valore come atleti. Precisamente per questa ragione Arnold si è scagliato contro i giudici di alcune delle principali competizioni internazionali, per aver premiato atleti che si sono presentati in pedana con fisici senza le dovute proporzioni. Stiamo tornando agli anni 50 e 60, quando il culturismo era una sottocultura per una cerchia molto ristretta. Abbiamo lavorato sodo per uscirne negli anni 70, quando riuscimmo a convincere le persone che questo è un corpo stupendo. Arnold fa riferimento al fatto che allora si poneva grande enfasi sulla simmetria e sulle proporzioni, oltre che sulla massa muscolare, e che progressivamente, in particolare da Dorian Yates in poi, i giudici hanno cominciato a premiare la massa piuttosto che le proporzioni. Il notevole incremento nella disponibilità di PED ha poi dato luogo al grottesco fenomeno delle panze sporgenti.
È difficile comprendere come questo fenomeno sia tollerato in una qualunque competizione e non venga piuttosto pesantemente penalizzato dai giudici. Per un non addetto ai lavori, un fisico del genere non ha nessun appeal, è piuttosto una mostruosità e certo non può far altro che allontanarlo da questo meraviglioso sport. Al contrario, un fisico muscoloso sì, ma armonioso, simmetrico e proporzionato potrebbe far avvicinare al culturismo sempre più persone. Negli anni d'oro del bodybuilding, i culturisti aspiravano a questo ideale di fisico muscoloso e atletico, proporzionato e senza difetti, lavorando per plasmare il corpo alla maniera di una scultura, una opera d'arte per celebrare il corpo umano. Se fossi nei panni del giudice, mi chiederei quale tipo di fisico vorrei per me stesso. Il punto è tutto qui. È per questo che non mi vedete al Mister Olympia. Non vorrei per me il corpo di un culturista moderno. Sono grotteschi e sproporzionati. Gli attuali culturisti professionisti sono andati un passo troppo avanti. Proprio quando il pubblico si era abituato all'idea che questi corpi erano un ideale di bellezza, tutto è cambiato e questi corpi non sono più accettabili. E così, quando li vedi sul palco, sono troppo grossi, enormi e senza alcun talento. Dove sono i movimenti eleganti, le coreografie, il posing e le espressioni del viso e tutto ciò che piace al pubblico? Le performance che vedo mi fanno dire: Dio mio, cosa stanno facendo? Non è certo uno spettacolo che potresti mostrare in TV. La domanda di Arnold è questa: quale di questi due fisici consideri più bello ed estetico? La sua risposta è scontata: Frank Thane, il tre volte Mister Olympia tra il 77 ed il 79, colui che sapeva portare sul palco una sorta di magia con le sue meravigliose routine. Ormai è diventato inaccettabile. Non vogliamo vedere il più grosso sul gradino più alto del podio. Vogliamo vedere il più bello, il più atletico. Ma quando hai atleti che si presentano sul palco uno dopo l'altro che fanno che fanno fatica solo a respirare. E poi quella panza che esce fuori e non riescono a farla rientrare. E ancora, il collo è 60 cm, mentre i polpacci sono 45. Non ci sono proporzioni. Ai miei tempi, per vincere dovevi portare qualcosa di speciale sul palco. Di questo passo, sempre più persone si allontaneranno dallo sport, dicendo: non voglio assomigliare a uno di questi mostri. Negli anni Arnold ha spesso fatto riferimento all'importanza del vacuum addominale, una posa che nessuno dei top bodybuilder attuali è in grado di eseguire in maniera decente senza apparire ridicolo. Cosa accadrebbe se nelle moderne competizioni la posa del vacuum addominale fosse obbligatoria? In questo senso Arnold chiede ai giudici di giudicare tutto il corpo dei partecipanti nel suo complesso, modificando i criteri di giudizio per smettere di premiare i muscoli più grossi in favore dell'aspetto estetico, della simmetria e della bellezza del corpo umano che deve essere favorito e promosso. Dobbiamo premiare i corpi giusti, perché solo così il grande pubblico sarà invogliato ad andare in palestra per allenarsi ed avere un bel fisico, piuttosto che avere il fisico di un powerlifter. Arnold fa inoltre appello ai siti web e dalle riviste del settore perché prendano le distanze da questo modello perverso di culturismo. Se lo faremo, il nostro sport avrà un grande successo, diventerà un movimento di massa e tutte le attività economiche connesse prospereranno. Spero davvero che sapremo trovare il giusto compromesso, perché il culturismo è uno sport davvero straordinario. Insomma, per Arnold il punto è modificare gli attuali criteri applicati dai giudici, in modo da premiare quei fisici che possano piacere ad un pubblico più vasto e così che le panze sporgenti e quei mass monster senza talento si diano da fare per migliorare i propri fisici e le proprie routine di posing. Solo così la bellezza tornerà sui palchi più importanti, per celebrare il corpo umano nella sua forma più atletica, muscolosa e proporzionata. Se ti è piaciuto questo video, schiaccia quel bottone ed iscriviti al canale. Al prossimo video di Ulisse, la tua guida nel mondo.